Buon pomeriggio o buongiorno, che dir si voglia. E allora era il 9 dicembre del 2003 allo stadio Tombolato di Cittadella, quando si giocava l'andata del confronto tra i Granata e i rossoblù del Cosenza. Finì 2-0 per i padroni di casa, che all'epoca erano in ottima forma. Il Cosenza invece attraversava un brutto periodo. Bene, sono passate, pensate, solo 3 mesi. Siamo al 9 marzo del 2024 e c'è in programma, tra poco meno di mezz'ora, il confronto di ritorno tra i rossoblù lupi, rossoblù del Cosenza Calcio, e i Granata, loro Granata del Cittadella al San Vito Marulla. Allora, senza perdere altro tempo, perché abbiamo tante cose da farvi vedere, tante cose da dirvi, perché tra poco ci collegheremo anche con lo stadio San Vito Marulla con Roberto Barbarossa per le ultimissime, ma siamo già in possesso delle formazioni ufficiali. Allora, questa è quella che schiererà Caserta dal primo minuto. Mika in porta, Gianfi gioca a destra, Frabotta a sinistra. La coppia centrale sarà formata da Fontanarosa e Camporese. Poi avremo Zuccon, Boca, Florenzi, Marras, Forte e D'Antonucci. Questo l'undici scelto da Fabio Caserta per cominciare questo confronto tra il Cosenza e la formazione del Cittadella. Risponde Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, con questi 11: Maniero, Salvi, Pandolfi, Amatucci, Cassano, Pittarello, Frare, Branca, che sarà il capitano, Carissoni, Rizza e Negro. Questo l'undici schierato. Ci si aspettava il rientro dal primo minuto di Vita, ma lo aveva detto, poi lo sentiremo anche in conferenza prepartita. Gorini doveva decidere se schierarlo dal primo minuto oppure farlo entrare a partita in corsa. E allora abbiamo visto le formazioni ufficiali, sicuramente tante novità nel Cosenza Calcio, perché, lo ribadiamo, sono assenti per infortunio Tutino, Meroni e Martino, squalificati Dorazio, Venturi e Mazzocchi. Insomma, c'è un po' di rivoluzione nell'undici iniziale. Vediamo dal primo minuto comunque Antonucci, vediamo dal primo minuto Florenzi, e sicuramente ritorna dal primo minuto anche Fontanarosa, che prende al centro della difesa il posto dello squalificato Venturi. Tantissime novità, ma andiamo a dare un'occhiata. Prima vi do una notizia che mi è appena giunta in redazione, che mi hanno fatto passare: praticamente allo stadio Ceravolo di Catanzaro non è presente la RAI, non è presente la RAI. Poi scopriremo ovviamente i perché, i motivi di questa decisione della sede regionale della RAI Calabria di non andare al Ceravolo questo pomeriggio. Sicuramente qualcosa che ha a che fare con il derby di domenica scorsa tra Cosenza e Catanzaro. Poi ne parleremo del dopopartita alle 16. Ricordo tanti collegamenti, tantissimi ospiti. Parleremo di Cosenza Cittadella in particolar modo, e anche di altre cose che riguardano questo campionato di Serie B. Allora, questa è la classifica aggiornata. Vedete, dopo l'anticipo di ieri, grazie alla regia che, ecco, ci fa vedere il tabellone prima con l'anticipo tra Parma e Brescia 2-1 vinto dai padroni di casa in rimonta. Poi si giocano alle 14 Cosenza Cittadella, Modena Feralpi Salò, Spezia su Tirol. Alle 16:15, sempre di oggi pomeriggio, Catanzaro Reggiana, Cremonese Como e Pisa Ternana. Domani alle 16:15 Lecco Palermo e Venezia Bari. Si chiuderà lunedì con il posticipo Sampdoria Ascoli alle 20:30. Praticamente questo 29° turno è spalmato addirittura in 4 giorni. La classifica aggiornata con il Parma che vola a 62, la Cremonese a 53, Como 52, Venezia 51, Catanzaro 48, Palermo 46, Brescia 38, poi Modena e Cittadella 36, Sudtirolo 35, Pisa, Sampdoria con il Bari a 34, Cosenza e Reggiana 33,
Ternana, 30, Ternana 29, poi Ascoli a 28, Spezia 27, Feralpi Salò 24, il Lecco a 21. Una classifica davvero molto molto corta. E allora andiamo a sentire subito il primo dei due tecnici, ma prima vi do subito ancora una volta le formazioni ufficiali delle due squadre. Allora vedete quella del Cosenza: Micai, Giampi, Fontanarosa, Camporese, Frabotta, Zuccon, Voca, Florenzi, Marras, Forte ed Antonucci. Questo l'11 scelto come 11 di partenza da Fabio Caserta. Risponde Edoardo Gorini per il Cittadella con Maniero, Salvi, Pandolfi, Amatucci, Cassano, Pittarello, Frare, Branca, Carissoni, Rizza e Negro. Andiamo a sentire allora subito il tecnico per l'appunto degli Oro Granata. Si tratta di Edoardo Gorini, squadra reduce da ben 8 sconfitte consecutive. Sì, al di là dei film o delle frasi, sono cose che abbiamo già in parte anche fatto, anche in passato, insomma, tutto può aiutare, tutto serve. Chiaro che poi adesso quello che serve di più in questo momento è il risultato. Dobbiamo cercare di trovarlo un po' in tutti i modi, in tutte le maniere, anche essendo brutti come col Pisa, la partita 0-0, che si riesce a portare a casa. Diciamo che ottieni quello che in questo momento abbiamo bisogno. A proposito, anche questa, come quella scorsa, di fronte a due squadre in un momento appunto non esaltante, c'è il rischio di un'altra partita su quella falsa riga, secondo te, proprio anche perché entrambe sono in una situazione particolare? Sicuramente Cosenza vive un momento di difficoltà, ma fino a due partite fa aveva pareggiato a Parma rischiando di vincere alla fine, quindi è una squadra sicuramente di valore, poi viene da un derby perso con tutto quello che c'è stato, però mi aspetto sicuramente un Cosenza che farà di tutto, un Cosenza col coltello tra i denti perché vuole rifarsi, proprio perché hanno appena perso il derby col Catanzaro, quindi mi aspetto una squadra che sicuramente ha giocatori di valore, ma che dal punto di vista temperamentale farà di tutto per cercare di vincere la partita. Ti devo fare questa domanda, mister, perché in settimana il presidente ti ha confermato la fiducia. Ti chiedo comunque anche te come stai cercando di gestire questo momento, te individualmente. Cioè, senti un po' di pressione, come stai vivendo il periodo? La pressione fa parte del mestiere, è normale che lo vivo male perché mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per la società, mi dispiace anche per me stesso. Stiamo cercando di fare di tutto per venirne fuori. Poi è chiaro che a parole sembra semplice, poi quando hai a che fare con la testa è un po' più difficile, però dobbiamo cercare di stare tranquilli, di andare a fare la nostra partita, come detto, la medicina, l'unica medicina è il risultato, e io ho cercato di lavorare in quel senso lì per cercare appunto di andare a Cosenza e ottenere quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Si fa che è antipatico appunto soffermarsi su questo aspetto. La società appunto ha sempre chiarito di avere fiducia nel tuo lavoro. Tu ti senti comunque un po' meno solido, nel senso, le prossime due partite le vedi che possono essere decisive o no, non è un tuo pensiero? Che... Cioè, no. Cioè, a me fa piacere che la società mi dia conferma. È chiaro che questo mi dà forza e vorrei far di tutto vorrei giocare questa partita perché vorrei ripagare la fiducia della società e quindi è chiaro che mi sento un po' un leone in gabbia, quindi devo cercare di trasferire quella che è la mia rabbia, la mia voglia di cambiare questa situazione ai giocatori. In questo devo cercare di essere bravo. E allora questo era Edoardo Gorini, il tecnico del Cittadella. Abbiamo estratto qualcosa della sua conferenza prepartita durata all'incirca 10 minuti nella giornata di ieri prima di volare verso la Calabria, verso Cosenza. Allora andiamo a rivedere le formazioni ufficiali delle due squadre partendo dal Cosenza. Sono le 13:40, mancano 20 minuti praticamente all'inizio di questo confronto tra il Cosenza ed il Cittadella. Allora
Micai, Gianfi, Fontanarosa, Camporese, Frabotta, Zuccon, Voca, Florenzi, Marras, Forte ed Antonucci. Questo l'11 schierato da Fabio Caserta per l'inizio della partita, l'11 del Cittadella ufficiale e questo: Maniero, Salvi, Pandolfi, Amatucci, Cassano, Pittarello, Frare, Branca, Carissoni, Rizza e Negro. Tanti ex da una parte e dall'altra. Pandolfi lo ricorderete sicuramente col Cosenza, Antonucci da cui ci si aspetta tanto davvero anche in questa partita, che l'anno scorso segnò proprio nel pareggio 1-1 al San Vito tra il Cosenza e il Cittadella. Segnarono due giocatori che hanno vestito entrambe queste maglie, cioè segnò D'Urso per il Cosenza, segnò Antonucci per il Cittadella. E allora tra pochissimi minuti vi prometto ci collegheremo con lo stadio San Vito Marulla, perché c'è Roberto Barbarossa ovviamente che si sta accomodando in tribuna stampa, ci darà le informazioni, le notizie anche meteorologiche, tutto quello che concerne per quanto riguarda questa partita tra il Cosenza e il Cittadella, che sarà diretta dal Niccolò Baroni praticamente della sezione di Firenze. Gli assistenti saranno Fontani e Luciani, il quarto ufficiale ancora, al VAR ci sarà Paterna, la VAR sarà Di Vuolo. I precedenti di questo direttore di gara in questo campionato con le due squadre: ha diretto Cosenza Reggiana al San Vito Marulla 2-0 per i padroni di casa, ha diretto Cosenza Parma sempre al Marulla finita 0-0, ha diretto invece Cittadella Ternana al Tombolato finita 2-2 in parità. Ecco, questo è il direttore di gara. Adesso andiamo a sentire anche un estratto della conferenza di Fabio Caserta e poi ovviamente ci collegheremo con il San Vito Marulla con Roberto Barbarossa per sentire le ultimissime, quando mancheranno davvero poco meno di 15 minuti all'inizio di questo confronto tra il Cosenza ed il Cittadella. Eccovi Fabio Caserta. Ma sicuramente reagire dopo una sconfitta, soprattutto nel derby, sappiamo cosa, soprattutto il giorno d'andata, cosa ha portato. Abbiamo subito tanto, soprattutto dal punto di vista mentale, è quello che non dobbiamo fare, perché non c'è tempo per pensare più alla partita, soprattutto al derby. Ci sono 10 partite, dobbiamo pensare a fare più punti possibili, pensare che domani sarà un'altra gara altrettanto difficile come tutte le altre, però non dobbiamo neanche pensare all'avversario che arriva da tante sconfitte, perché come ha fatto tante sconfitte nell'ultimo periodo, si trova in quella posizione classifica perché ha fatto tante vittorie consecutive. Quando siamo andati noi a Cittadella, la squadra veniva da 3 o 4 vittorie consecutive, che poi è arrivata, se non erano 6 o 7 vittorie consecutive. Quindi non dobbiamo commettere errore soprattutto di pensare a quello che già è passato. Dobbiamo pensare a guardare in avanti, come ho detto prima, pensare che ci sono 10 partite dove ci sono 30 punti, dobbiamo cercare di fare il più possibile. Una considerazione che ho fatto anche insieme ai ragazzi, parliamo del vissuto, del passato, anche il campionato scorso ci ha fatto vedere che nelle ultime 10 partite abbiamo visto anche Cosenza, stava ultimo in classifica con 26 punti, nelle ultime 10 ha fatto 14 punti, che poi le ultime sono state quelle decisive. Stessa cosa se guardo anche un'altra squadra, ma potrei fare il nome del Pisa, del Palermo, ma di Venezia, che quando è arrivato soprattutto a Cosenza, se non era qualcuno con il Pulcano, finito nel top. Questo che vuol dire? Vuol dire che ogni partita è proprio in sì. Capisco l'amarezza, la delusione, la rabbia, tutto quello che ha portato il derby, però non dobbiamo commettere nessuno lo stesso errore che abbiamo commesso il giorno d'andata. È passato. Dobbiamo pensare a guardare in avanti con fiducia, soprattutto nei momenti difficili, nei momenti quando non arriva il risultato, nei momenti di difficoltà dal punto di vista mentale, dobbiamo pensare a essere sempre positivi. È quello che ho chiesto ai ragazzi. Poi per quanto riguarda il discorso formazione, bisogna, in difesa sicuramente siamo con qualche acciacco di troppo, centrocampo bisogna valutare qualche giocatore tipo Krasic, che ha avuto un problemino ieri una volta in allenamento, quindi bisogna valutarlo bene oggi se si allena, se può essere la partita, se bisogna valutare. Gli altri, come ho detto prima, nella ripetitura, grazie a Dio, fatto bene, quindi
sono considerazioni che farò anche per quanto riguarda sostituire Venturi. Nerone non ci sarà, Cimino forse possiamo renderlo disponibile perché si è andato ieri con la squadra, quindi speriamo anche di poter contare su di lui, anche il panchino sicuramente non dall'inizio, perché dopo tanti giorni che sta fermo, ieri si è allenato un giorno con la squadra, non è facile poter pensare di poterlo inserire dal primo minuto, però poter contare un altro giocatore, poter contare di poterlo portare in panchina, perché abbiamo un punto di fuori, Corazio fuori, è importante per me. E allora questo era Fabio Caserta, sono le 13:46. Come promesso, andiamo al San Vito Marulla perché siamo in collegamento con Roberto Barbarossa. Buon pomeriggio, Roberto. Antonio, buon pomeriggio a chi ci ascolta da casa. Allora, vi dico subito che, come ampiamente previsto, è prevedibile che gli spettatori oggi non saranno più di 3.000. Si torna quindi a quella che è una dimensione storicamente normale per Cosenza, che vive di questi alti e bassi a livello di affluenza allo stadio. Terreno in perfette condizioni, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento pre-partita. Da qui a qualche minuto si scenderà in campo per dare via a questo incontro molto molto delicato, valevole per la 29ª giornata, uno scontro diretto. Saranno agli ordini del signor Niccolò Baroni di Firenze. Andiamo subito con le formazioni. Cosenza che ha gli uomini contati e si schiera come previsto con Mikai tra i pali. La linea difensiva Gianfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta, poi un centrocampo a tre con Florenzi, Foca e Zuccone, quindi rientra dal primo minuto Florenzi, poi la linea offensiva Marras, Forte, Antonucci, quindi si dà ancora fiducia a Forte nella speranza che l'attaccante ritrovi la via del gol. In panchina con Mister Caserta abbiamo i due portieri Lai e Marson, Cimino, Galocca, Espi, Viviani, Fraser, Canotto, i due giovani Occhiuto e Novello. Risponde il Cittadella di Mister Corinoi con qualche sorpresa rispetto al previsto. Già in porta non c'è Castrati ma Maniero, poi abbiamo Salvi, Pandolfi, Amatucci, Cassano, Pittarello, Frare, Branca, Carissoni, Rizza e Nego in panchina. Castrati, Angeli, Mastrantonio, Sottini, Magrassi, Vita, Tessiore, Carriero, Maestrello, Baldini e Giraudo. Lo dicevamo prima, una gara che arriva dopo il derby spesso contro il Catanzaro e dopo tutte le polemiche che ancora non sono finite, che hanno lasciato veramente uno strascico brutto, 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 per gli incidenti e per tutto quello che è successo, si ritorna, diciamo, a giocare. Per fortuna ripassa la palla al manto erboso, ma questa sfida che il Cosenza non può assolutamente mancare. Troppo importante la conquista dei 3 punti, perché la classifica comincia davvero a essere pericolosa. La vittoria oggi consentirebbe invece di ritornare a respirare. Le due squadre sono negli spogliatoi, quindi è tutto pronto per vedere il loro rientro in campo per questa partita. Con Bene, le domande, Massimo. no, no, grazie intanto Roberto. Mancano 10 minuti all'inizio di questo confronto, ti lasciamo accomodare per prendere i tuoi appunti. Ovviamente ci sentiamo poi nel dopopartita per sentire chiaramente il tuo commento e poi ovviamente se riusciremo anche a sentire quello che avranno detto i due allenatori. Intanto per questo prepartita, grazie Roberto e buon lavoro. Grazie, buona partita. Grazie, grazie a Roberto Barbarossa dallo stadio San Vito Marulla. Allora abbiamo sentito le ultimissime sulle formazioni, vi abbiamo mostrato, eccola qui, anche la distinta ufficiale. Ci stiamo portando verso l'inizio di questo confronto e allora vi voglio far sentire praticamente cosa ha detto il direttore generale, che abbiamo sentito anche nella nostra trasmissione, riflettiamo sulla Serie B, a proposito di uno degli ex più attesi, ovvero Antonucci. Eccolo qua. Ah, Mirko è un giocatore molto talentuoso, molto forte, però ha una prerogativa,
è un giocatore che ha bisogno di sentirsi stimato, di sentire la fiducia, caratterialmente ha bisogno di sentire l'affetto attorno. Ad Antonucci a volte è mancato solo quello, cioè quella fiducia che lo porta a mentalmente star bene, e quando sta bene fa la differenza. Alla Spezia magari non ha trovato quell'ambiente dove poter tirare fuori tutto il suo talento. Questo il parere di Stefano Marchetti su Mirko Antonucci. Davvero i tifosi del Cosenza si aspettano tanto, è una partita, come ha detto anche Roberto Barbarossa, ma come ormai sappiamo tutti noi che seguiamo i Lupi, una gara molto molto importante, potrebbe essere davvero un bel segnale di ripresa, uno spartiacque dopo due sconfitte interne pesantissime contro la Sampdoria e soprattutto nel derby, perché sconfitte arrivate davanti a uno stadio pieno davvero, e abbiamo sentito che purtroppo questi risultati hanno portato l'effetto negativo. Oggi la capienza del San Vito Marulla come spettatori si aggirerà intorno non più di 4-5 mila spettatori. Comunque noi speriamo che i risultati ritornino e con questi possa ritornare a riempirsi anche lo stadio San Vito Marulla. Per quanto riguarda ovviamente i nostri telespettatori, Elio Principato, non poteva mancare il suo messaggio sicuramente. Ciao Antò, oggi o vinciamo, forza Lupi. Caro zio Elio, è quello che noi tutti quanti ci auguriamo. Allora siamo davvero nelle battute conclusive, le formazioni ufficiali ancora del Cosenza, quando siamo alle 13:52, Micai, Gianfi, Fontanarosa, Camporese, Frabotta, Zuccon, Voca, Florenzi, Marras, Forte ed Antonucci. Questo l'11 scelto da Caserta. Risponde Gorini per il Cittadella con Maniero, Salvi, Pandolfi, Amatucci, Cassano, Pittarello, Frare, Branca, Carissoni, Rizza e Negro. I precedenti dicono che il Cittadella al San Vito Marulla ha vinto solo una volta, per il resto ci sono state solo vittorie del Cosenza, e per quanto riguarda i pareggi ce ne sono stati anche diversi, non ultimo quello della passata stagione, ribadisco, finì 1-1 sia all'andata che al ritorno, dove segnarono D'Urso e Antonucci, due giocatori che hanno vestito le due maglie di questa squadra. Ovviamente io a questo punto vi faccio sentire l'augurio, un urlo particolare che arriva addirittura dagli Stati Uniti, un personaggio che troveremo poi, di cui sentiremo il proprio parere su questa partita. Lui seguirà proprio dagli Stati Uniti questa partita, si chiama Jack Jovine, innamorato del Cittadella, ma sta cominciando a conoscere molto bene anche i Lupi del Cosenza. Ecco il suo spunto prima di questa partita. Forza Lupi e forza Città. Eccolo qua, Jack Jovine, che come tanti altri nostri amici sarà collegato nel dopo partita intorno alle 16, minuto più minuto meno, quando verrà decretato il triplice fischio di chiusura di Cosenza Cittadella. Ad Antonio Palopoli a questo punto non rimane altro che ringraziarvi, siete davvero tantissimi, tantissimi che ci seguite in queste nostre dirette, sia su Facebook, sulle pagine collegate, sul canale Lotta coi Lupi di YouTube, su Media Sud, soprattutto sul cui canale andrà in onda poi la replica del post partita che trasmetteremo domenica sera alle 22:30 e di replica il lunedì intorno alle 16:30. È davvero tutto, ci accingiamo a vivere questa partita molto molto importante tra il Cosenza ed il Cittadella. Non possiamo fare altro che lanciare il nostro ululato, il nostro motto: il lupo non muore mai. Ci vediamo nel post partita di Cosenza Cittadella, ovviamente. E per quanto riguarda ancora un altro messaggio, io mi chiedo come mai una squadra
e gioca quasi sempre alle 14, un'altra sempre alle 16:15, con tutto il tempo di lasciare il lavoro, pranzare e andare allo stadio. È una bella domanda, caro Eugenio Cristiano, e sicuramente ti ho mandato in onda questo messaggio in modo che sia anche spunto di riflessione. Grazie ancora, il lupo non muore mai, ci vediamo al termine di Cosenza Cittadella.